Palline cubiche e racchette falliche, console di vero finto legno, testimonial super saiyan, controller in crisi di identità, amici immaginari, sboronate cinematografiche e ancora testimonial, ma stavolta con la faccia da pesce lesso. Questo e molto altro, fra poco, in Doctor Game Stories. Ma prima... Vola in Giappone con Dr. Game e Maolo! Sono disponibili gli ultimi posti per il nostro primo viaggio a Tokyo e dintorni. Un'esperienza indimenticabile all'insegna non solo del retro gaming più incredibile, ma anche delle ultime novità videoludiche. Partecipando potrete entrare a far parte anche del nuovo video del canale. Ma fate in fretta, trovate tutti i dettagli su drgame.rubytravel.it, link diretto in descrizione. Sponsor ufficiale di questo video, il fantastico servizio di Instant Gaming, da anni vera autorità per l'acquisto di videogames per qualsiasi piattaforma a prezzi scontatissimi. Ogni giorno centinaia di offerte dedicate, soprattutto in questo periodo. Dal 14 al 23 giugno, infatti, sono attivi i saldi estivi Eldorado, con sconti fino all'85% su una vasta selezione di giochi. Trovate in descrizione i link diretti alle offerte e al giveaway gratuito mensile dedicato ai pazienti di Dr. Game, tramite cui poter vincere un gioco a scelta. Fateci un salto, non ve ne pentirete. Salve a tutti cari pazienti e benvenuti in questo nuovo video speciale. Le ultime notizie dal mondo del nostro passatempo preferito, che raccontano dell'acquisizione di Intellivision da parte di Atari, giungono per molti appassionati come un vero fulmine a ciel sereno, ma non tanto per il fatto in sé, assolutamente plausibile e forse proprio non molto inaspettato, visto quel che sono oggi le due compagnie e la loro attuale rilevanza sul mercato, ma più che altro per l'importanza di un avvenimento di questo genere, in grado di mettere finalmente un punto dopo più di 40 anni alla prima vera console war della storia videoludica. Quella fra Atari e Intellivision, infatti, fu una guerra combattuta senza esclusione di colpi all'insegna della supremazia su un mercato che già allora prometteva profitti virtualmente paragonabili a quelli dell'industria cinematografica. Ma prima che si arrivasse alla ricerca della massima resa con la minima spesa, prima della degenerazione di un settore dominato da attori senza scrupoli, prima della grande crisi del mercato videoludico americano, c'erano solo due console fra le prime ad entrare davvero in tutte le case. Macchine che si contessero fino all'ultimo posto sotto le TV in salotto a suon di azioni di marketing geniali e colpi di scena degni di un film hollywoodiano. Ancor prima quindi di PlayStation contro Xbox, di Nintendo contro Sega, ad animare le più sentite discussioni fra i banchi di scuola o anche negli uffici, perché no, fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, ci fu l'eterna diatriba su quale fosse meglio fra l'Atari 2600 e l'Intellivision. Macchine sostenute da vere e proprie tifoserie che ai freddi numeri e l'obiettività delle capacità di calcolo anteponevano, come sempre in questi casi, affetto, senso d'appartenenza e la voglia spasmodica di giustificare il proprio acquisto. Quella che voglio raccontarvi io oggi, quindi, è la cronistoria di quella prima incredibile diatriba, di cui fecero le spese essenzialmente gli appassionati. Gente che ne subiva il marketing scriteriato e in alcuni casi finiva col ritrovarsi psicologicamente costretta ogni giorno a rinnovare la propria fedeltà ad uno dei due marchi, per onorare un cieco senso d'appartenenza. Quindi, mettetevi comodi, agguantate qualcosa di vintage da sgranocchiare, che so, gli Wow Saiba, che ti insegnavano pure l'inglese. È un solo biscotto che insegna l'inglese. Questo. Wow Saiba. E seguitemi in questo vero e proprio reportage di guerra alla scoperta di Atari contro Intellivision. Magari nel frattempo valutate anche di mettere un mi piace al video e di iscrivervi al canale, che a voi non costa niente, ma per me è importantissimo. E partiamo. Siamo nei primi anni 70, più precisamente nell'agosto del 1972, quando Magnavox, sussidiaria americana di Philips, avviò una vera rivoluzione nel mercato dei videogiochi casalinghi, lanciando quella che viene unanimemente riconosciuta come prima vera console per videogiochi domestica, l'Odyssey. La macchina, ideata dall'ingegnere di origine tedesca Ralph Baer, tramite un sistema di diodi e transistor generava una grafica esclusivamente in bianco e nero e non aveva alcuna capacità di sintetizzazione sonora. Ma nonostante ciò si tramutò in un importante successo, vendendo in tutto il mondo circa 330.000 unità. Più che la console in sé, però, fecero grande scalpore i giochi che potevano essere eseguiti, ognuno tra l'altro venduto a circa $6, che per quegli anni non è che fossero proprio spiccioli. Il più
noto fra questi fu uno in particolare, dal concept semplicissimo ma talmente divertente da diventare in breve tempo un vero prodotto di culto e in seguito finire con l'indicare il concetto stesso di videogioco: ping pong. L'impatto del gioco del ping pong sull'immaginario comune fu talmente importante da convincere tantissime aziende ad investire su prodotti dedicati quasi interamente a quel singolo gioco, cercando di proporne versioni sempre più veloci, divertenti e tecnologicamente avanzate, tramite console monogioco via via più performanti. E fra i primi attori di quel nuovo trend, un nome è divenuto presto leggenda: la Atari, patrocinata da Nolan Bushnell. Ping Pong, rinominato semplicemente in Pong, fu rilanciato da Atari in versione da sala giochi solo pochi mesi dopo la comparsa su Odyssey e nel 1975 ne venne prodotta anche una versione casalinga sotto il marchio Sears, nome della catena di negozi che deteneva inizialmente i diritti di distribuzione in esclusiva. Stiamo parlando del celeberrimo Telegames, l'unico sistema ad incorporare l'originale Pong. Sold only at Sears. Originale, come abbiamo visto, non proprio, dato che l'invenzione iniziale fu di Magnavox. Ma Atari, dopo essersi messa legalmente ed economicamente d'accordo con Ralph Baer, rese Pong una sua esclusivissima gallina dalle uova d'oro. E in effetti il successo fu a dir poco strepitoso. La prima versione del Telegames vendette oltre 150.000 unità nel solo periodo natalizio del 1975, a cui si aggiunsero altre 50.000 console nel corso del 1976. All'epoca però la regolamentazione sui marchi registrati era ancora un po' fumosa e lasciava spazio ad infinite scappatoie, prontamente sfruttate da un vero esercito di produttori concorrenti, che visti i numeri macinati da Atari non ci pensarono due volte prima di buttarsi con tutte le scarpe in quello che pareva l'affare più redditizio di sempre. Nella bolgia di aziende vogliose di arraffare un pezzo della torta di dollaroni, anche delle perfette insospettabili, fino a quel momento attive in tutt'altri settori. Come ad esempio Nintendo, che dal mondo delle carte da gioco e dei balocchi per bambini lanciò il Color TV Game 6. O la Connecticut Leader Company, abbreviata in Coleco, che passò dalla concia e il commercio di pellame a buttar fuori molte diverse versioni della sua personalissima visione del Pong. Una fra tutte, il Coleco Telstar. Hit your TV to a Telstar. Atari si ritrovò quindi di punto in bianco assediata da una quantità infinita di produttori di Pong console, a cui più che della qualità e delle specifiche tecniche dei propri prodotti interessava solamente piazzarsi in quanti più salotti possibile, diffondendo l'idea che i nuovi luoghi d'elezione dei videogiochi non fossero più le sale giochi, ma le quattro mura di casa. Ma le tecnologie corrono veloci e ci vollero solo 2 o 3 anni prima che l'industria facesse il suo primo balzo in avanti, inaugurando la cosiddetta seconda generazione di console. Il 1976 vide infatti l'arrivo nei negozi di Fairchild Channel F, prima console ad introdurre il concetto di giochi memorizzati su cartuccia, in netta contrapposizione con le Pong console o le schede tramite cui potevano essere programmate. Il gioco diventava quindi alla stregua di una VHS, un prodotto effettivamente distribuito su un supporto fisico e quindi bene dall'alto valore sia tecnologico che economico. La prima generazione di console vide una profonda scrematura fra i produttori di hardware videoludico della prima ora. Ci fu chi abbandonò totalmente il settore, altri preferirono distribuire in madrepatria prodotti altrui, altri ancora invece si pressero del tempo per riorganizzarsi e tornare a buttarsi nella mischia più forti che mai. Atari, in tutto questo, decise di non mollare l'osso e continuare a mantenere salda la propria posizione da leader, aggredendo il mercato nel 1977 con la loro prima console a cartucce. L'incredibile per l'epoca quanto immortale in seguito, Atari VCS, ovvero Video Computer System. Realizzata in plastica con inserti in finto legno, la nuova console Atari aveva un look squisitamente anni 70 e per questo incredibilmente riconoscibile. Si trattava di un sistema effettivamente non così tecnologicamente avanzato per l'epoca, data la sua componentistica ridotta all'osso, con una CPU da poco più di 1 MHz e 128 byte di RAM. Ma era l'interfaccia utente a rappresentare il vero cavallo di battaglia per la console.
Il tipico controller CX10, mutuato direttamente da quelli delle sale giochi, rappresentò il vero punto di forza di Atari VCS, dato che garantiva una facilità d'utilizzo estrema e si adattava alla perfezione a tutti i generi di gioco più in voga in quel momento, anche e soprattutto, come ovvio che sia, agli arcade, tipologia di titoli per cui la gente impazziva. Avere la possibilità di giocare a casa propria tutti i più gettonati giochi tipici delle sale giochi sembrava quasi un miracolo. Bushnell lo sapeva bene e si fece in quattro per stabilire accordi vantaggiosi con le aziende che producevano videogames arcade in modo da portare i migliori su Atari VCS, spesso anche in esclusiva. Che poi queste conversioni riuscissero bene o un po' meno, beh, quello era un fattore totalmente secondario. L'importante era avere a tutti i costi sulla propria console nomi del calibro di Asteroids, Missile Command e in seguito anche Pac-Man e via dicendo. Col senno di poi sappiamo bene cosa fu di questi famosissimi titoloni nelle loro conversioni per Atari VCS. Asteroids aveva un comparto tecnico talmente minimale da risultare ancor più scarno ed essenziale dell'originale. Missile Command era fatto bene, ma il joystick della console, notoriamente bello rigido, non garantiva lo stesso feeling di quello sul cabinato. E Pac-Man, beh... quello si rivelò un roito ingiocabile, graficamente osceno e lontano anni luce dalla sua controparte arcade. Detta così, sembrerebbero quasi tutti buchi nell'acqua. E invece la gente ne comprò a tonnellate. Svariati milioni di copie per ciascun titolo andarono a ruba in pochissimo tempo. Alla fine era pur sempre l'unico modo per poter giocare ai giochi da sala a casa propria. E quindi poco importava se in alcuni casi era preferibile cavarsi gli occhi con due uncini arroventati piuttosto che prendere in mano il joystick. Erano pur sempre i cabinati sulla TV in salotto. Un sogno proibito che si avverava. Ma fu con l'acquisizione dei diritti di Space Invaders durante il 1980 che Atari fece il vero botto clamoroso, imprimendo un boost alla sua opera di galvanizzazione di un pubblico che, per quanto entusiasta e portato ad aprire il portafogli un giorno sì e l'altro pure, stava però cominciando a subodorare una certa sensazione di bruciore all'uscita di servizio. Insomma, fra giochi venduti a prezzi allucinanti e altri che non mantenevano ciò che promettevano, alla gente cominciò a rodere il cuore. In poche parole, Atari sembrava aver trovato la formula magica per l'immortalità nel mercato dei videogiochi, ovvero prendere giochi di successo dalle sale, crearne delle conversioni alla bella e meglio e spacciarle come esperienze casalinghe fedelissime agli originali. Da lì in poi Atari si dedicò anima e corpo nel mettere in pratica questo dogma, producendo porting con nomi famosi di tutti i tipi, persino importando nei concept da altri media e altre realtà, sconfinando anche nel cinema e innescando una spirale autodistruttiva di cui nessuno inizialmente si accorse, almeno finché non arrivò qualcuno a far oscillare quel debolissimo castello di carte. Un altro competitor, ma migliore. Artefice di tutto fu Mattel, celeberrima casa produttrice di giocattoli, fondata nel 1945 da Matt Matson ed Elliot Handler, da cui il nome Matt Elliot Matt L. Mattel. Con all'attivo prodotti di enorme successo come Barbie, la bambola più amata del mondo, Big Jim e svariate altre migliaia di marchi giocattolosi di successo. Una realtà del genere era inevitabile che decidesse di entrare a gamba tesa con un fallo da dietro su un Atari che pensava di poter fare il bello e il cattivo tempo per sempre. Mentre la compagnia di Bushnell giocava a fare la monopolista, Mattel sul finire del 1978 aveva dato vita in gran segreto ad una nuova divisione interna chiamata Mattel Electronics e aveva messo in cantiere la sua personalissima console di seconda generazione, l'Intelligent Television. Per gli amici, Intellivision. Quando, dopo un periodo di rodaggio, questa nuova macchina fu in procinto di essere lanciata in via definitiva, nell'aprile del 1980, né il pubblico né Atari stessa aveva idea di cosa aspettarsi. Intellivision era tecnologicamente più avanzata di Atari VCS e disponeva di una grafica, nei limiti del possibile, più realistica rispetto a quella della concorrenza, potendo avvalersi di una CPU a 16 bit e 1456 byte di RAM.
L'unico enorme tallone d'Achille risiedeva nella drammatica penuria di giochi disponibili al lancio. Cosa che per una console nata per scontrarsi direttamente con la sterminata softeca di Atari costituiva un malus mica da poco. Se poi consideriamo il fatto che roba famosissima come Asteroids o Missile Command erano marchi gestiti in esclusiva dalla stessa compagnia di Bushnell, per Mattel la strada fu già da subito tutta in salita. E quindi, come la risolvi quando non puoi battere i tuoi compagni? Competitor. Semplice, ne parli male. O almeno una volta lo potevi fare, ora non tanto, ma vabbè. E quindi vai di meraviglioso quanto agghiacciante marketing comparativo. Fu l'inizio della guerra. Il primo obiettivo di Mattel fu di mettere subito in chiaro che l'Intellivision era la console più potente al mondo, e il miglior modo di scolpire questa informazione a fuoco nelle menti del pubblico era farlo tramite un testimonial prezzolato. Atari aveva già tirato a bordo parecchie celebrità dell'epoca, fra cui Pete Rose, Billie Jean King, Bobby Riggs e Jack Palance, ma nell'America di inizio anni 80 l'unico vero nome di richiamo era quello di George Plimpton. Per fare un paragone, era come una specie di versione Super Saiyan di Piero Angela, un personaggio poliedrico amatissimo, la cui carriera spaziava tra il giornalismo, l'editoria, la recitazione hollywoodiana, il teatro, la competizione sportiva agonistica, la presentazione di programmi televisivi e pure la musica orchestrale. Insomma, un cavallo di razza che fece guadagnare consensi a Mattel fin da subito. Sì, persino quando divideva la scena con Harry Thomas, l'Elliot del film di E.T., con la sua tipica espressività da piede sudato. Intellivision si mostrava quindi sia come una console consigliata dal miglior testimonial possibile, ma anche come valido sostituto di Atari VCS per stile e caratteristiche fisiche. Atari aveva gli inserti in finto legno? Anche Intellivision li piazzò in bella mostra. Atari aveva un joystick ad 8 direzioni e un pulsante? Intellivision non solo passava al pad con disco, ma le direzioni supportate erano addirittura 16 e i pulsanti 12, con tanto di tastierino numerico. Differenze sostanziali che non potevano essere comunicate efficacemente se non confrontando direttamente le due console rivali. Il messaggio degli spot di Mattel fu quindi semplice ed efficace. Grafica migliore voleva dire giochi migliori, e ciò era dimostrato direttamente, con tanto di paragoni fra titoli uguali o simili mostrati sia in versione Intellivision che Atari VCS. Se provi entrambi, c'è solo una conclusione che puoi arrivare a, in television, da Mattel Electronics. Ad Atari non rimase altra scelta che controbattere, facendo leva proprio su ciò in cui era imbattibile, ovvero gli acclamati giochi arcade di cui aveva la totale esclusività. La comunicazione si concentrò quindi sul concetto che solo Atari aveva i giochi che la gente amava giocare in sala giochi. Gli altri invece potevano vantare solo uno schermo nero. Un po' come i meme che girano a volte sui social. Un tipo di messaggio un po' cringe, c'è da dire, ma sicuramente d'effetto. Mentre la battaglia d'oltreoceano fra Atari e Mattel si inaspriva gradualmente, Intellivision fece la sua comparsa anche nel resto del mondo, pure qui da noi in Italia. Dal 1982 la console di Mattel cominciò a macinare vendite su vendite, rosicchiando progressivamente ad Atari sempre più quote di mercato, sebbene non riuscendo mai ad impensierire realmente quest'ultima. Era ormai comunque chiaro che il mercato veniva scandito da un reale duopolio. Nella mente dei giocatori soprattutto c'erano solo loro, Atari e Mattel, o l'una o l'altra, senza via di scampo. Negli Stati Uniti, nel frattempo, la campagna pubblicitaria testa a testa fra Intellivision e Atari VCS, che nel frattempo in vista dell'uscita di Atari 5200 era stata rinominata in Atari 2600, furoreggiava come non mai. Mattel arrivò a controbattere direttamente gli spot di Atari, scimmiottandoli in tutto e per tutto, e, con l'aiuto del solito Plimpton, evidenziando tutte le contraddizioni del messaggio commerciale concorrente. Se Atari diceva di avere gli unici giochi che la gente voleva giocare, Mattel rispondeva sarcasticamente che non solo aveva giochi altrettanto belli, ma addirittura migliori, solo che la gente non lo sapeva ancora. I didn't know. Pure l'odioso ragazzino della pubblicità di Atari ne era all'oscuro, sottintendendo che altrimenti col cavolo che avrebbe fatto pubblicità ad Atari. Once you compare, you'll know. Con l'inasprirsi della guerra mediatica fra le due aziende, le campagne pubblicitarie divennero sempre più martellanti ed esagerate, scolpendo a fuoco nelle menti di un'intera generazione di adolescenti una console war che ormai sentivano propria a livello viscerale.
Il duello fra Atari e Intellivision in quel periodo si radicalizzò a tal punto da avere ripercussioni anche in seguito. Persino fino ai giorni nostri, in cui è possibile incontrare gente di mezza età che si scalda ancora sostenendo che Atari fosse meglio di Intellivision o viceversa. Ma non c'è da stupirsi, del resto all'epoca Mattel e Atari le escogitarono proprio tutte per accaparrarsi il favore del pubblico, anche organizzando pionieristiche campagne pubblicitarie nelle sale cinematografiche in modo da raggiungere davvero tutti, anche chi la TV non la guardava affatto, a base di incredibili spot da svariati minuti girati su pellicola 35 mm. Un vero spettacolo a vedersi. Lo spot di Mattel si basava sull'idea di assistere ad una sorta di notiziario galattico, con tanto di annunciatori in stile pixelloso e notizie fittizie a tema Intellivision, anteprime e pure consigli e trucchetti per i giochi più venduti. Da canto suo, Atari la buttò in cacciara con una vera sboronata degna di loro, uno spot autocelebrativo in grafica poligonale computerizzata commissionato niente poco di meno che agli studios già responsabili degli effetti del film Tron. Protagonista del filmato un designer di giochi Atari che attraverso un volo pindarico fra i giochi Yars Revenge, Asteroids e Star Raiders cercava di spremersi le meningi per ideare il prossimo grande successo per Atari 2600. Uno spot davvero sensazionale, piazzato anche molto furbescamente prima delle proiezioni di un filmetto simpatico, uno un po' più atteso del normale, diciamo, Star Wars, il ritorno dello Jedi. We're Atari, we have the vision, and we invented the technology to bring it home to you. Insomma, un'escalation di botte e risposta fra le due aziende competitor che pareva non accennare a placarsi. Forte di un sostegno da parte del pubblico che non si limitò a rimanere fra i paletti della simpatica tifoseria, ma sfociava spesso nel fanatismo più bestiale. Questo almeno finché non arrivò qualcun altro a spezzare gli equilibri, scardinando i presupposti alla base di quella console war con la forza di chi aveva le carte in regola per dettare nuove leggi. ColecoVision. This is the arcade experience. Nell'agosto del 1982, un po' a sorpresa, Coleco emerge dal passato delle Pong console, lanciando sul mercato una nuova console con caratteristiche incredibili per l'epoca. CPU da quasi 4 MHz, risoluzione da 256x192 pixel, a 16 colori, 1 KB di RAM e 16K di video RAM. Estremamente più potente di Intellivision, con i più recenti giochi arcade su licenza, fra cui Donkey Kong di Nintendo, eppure con la possibilità di leggere i giochi Atari 2600 tramite un add-on aggiuntivo. Di colpo, la prima console war era finita. Sia per Atari che per Intellivision, l'arrivo di un terzo incomodo di livello superiore ebbe l'effetto di un colpo di doppietta fra le chiappe. Le vendite di ColecoVision cominciarono a rodere fin da subito quelle delle due vecchie contendenti. E a nulla servirono il lancio disperato di Atari 5200 e la messa in produzione di Atari 7800 o l'arrivo di Intellivision 2. La guerra fra i sistemi casalinghi di gioco cominciò ad essere demolita da più fronti. Dalla frammentazione del mercato, dal progresso tecnologico degli home computer nel frattempo e dall'incedere della grande crisi dei videogiochi, innescata da un pubblico videogiocante che ormai, fra migliaia di software scadenti e molteplici sistemi in vendita, aveva perso l'orientamento ed era attanagliato da una profonda disaffezione verso il medium. Alla fine del 1983 i giochi erano fatti. Mattel iniziò l'84 chiudendo la propria divisione videogiochi e vendendo i diritti di Intellivision ad una nuova società chiamata dapprima Intellivision Inc. e poi INTV Corporation, guidata da Terry Valeschi. INTV continuò per un po' la distribuzione dei giochi Intellivision nei mercati esteri e completò quelli rimasti incompleti prima della chiusura di Mattel Electronics. Ma con l'avvento dei sistemi giapponesi, NES in testa, andò tutto a morire, determinando l'infinito passamano del brand che lo ha condotto, fino ai giorni nostri, nelle mani di perfetti incompetenti in grado di trasformare in sterco equino fumante tutto ciò che toccano. Tommy Tallarico in testa, che non poteva continuare a fare il musicista, no eh? Atari invece sopravvisse fino al giugno del 1984, quando Warner l'acquisì e la fece a pezzi, vendendone la divisione consumer a Jack Tramiel, che diede vita ad Atari Corporation, buttandosi nella competizione diretta con Commodore nel campo degli home computer.
La linea Atari ST, infatti, è proprio figlia di Tremiel e della sua voglia di vendetta nei confronti di quella stessa Commodore a cui aveva dato i natali e da cui era stato buttato fuori. Dopo un fugace ritorno di fiamma per le console, con il lancio di Atari Lynx e poi di Atari Jaguar, Tremiel, fra alti e bassi, finì con lo svendere Atari Corporation nel 1996. Il marchio quindi passò di mano in mano fino ad essere acquisito da Hasbro Interactive e in seguito da Infogrames, venendo impiegato fino ad oggi per il publishing di videogiochi, la distribuzione di console commemorative e poco altro. E così arriviamo ai giorni nostri. Oggi sia Atari che Intellivision sopravvivono più che altro nei cuori di coloro che ne hanno vissuto i fasti fra gli anni 70 e gli 80. Entrambe le compagnie vengono ricordate fra luci e ombre, tra giochi scandalosamente scadenti ed altri clamorosamente belli. La guerra fra chi parteggiava per una o per l'altra negli anni si è trasformata in uno sbiadito ricordo. Ottima base per meme nostalgici, un po' imbarazzanti, e svuotata di qualsiasi significato che non vada oltre il belli tempi quando eravamo noi contro loro. Il noi e il loro però ormai non esistono più, sostituiti da un noi tutti, uniti da un passato incredibile che difficilmente si ripeterà. Un passato a cui oggi è Atari stessa a mettere definitivamente una pietra sopra. L'acquisizione di Intellivision e di tutte le sue IP da parte di Atari, per quanto ormai economicamente quasi irrilevante, resta dunque una pietra miliare nella storia dei videogiochi. Un po' come se la Nintendo degli anni 90 avesse ad un certo punto acquisito Sega, un avvenimento cardine che verrà ricordato per sempre. È difficile sapere per certo che cosa ne sarà delle IP di Intellivision nelle mani di Atari. Facendo un'ipotesi, non è escluso che possano arrivare presto, che ne so, dei prodotti commemorativi, come qualche sorta di Intellivision Mini o chissà cos'altro. Del resto, fatta la spesa, è ovvio che Atari cerchi di lucrarci su in tutti i modi possibili. Quel che è certo è che possiamo mettere un ulteriore chiodo sulla bara di quello sfigatissimo progetto che prende il nome di Intellivision Amico. Gli accordi infatti specificano a chiare lettere che l'acquisizione non riguarda l'affare Amico, che quindi resterà nelle mani di coloro che l'hanno gestito fino ad ora. Una console dalle interessanti promesse, ma morta ancor prima di capire quali esse fossero, gestita con incompetenza e senza la benché minima idea di come svilupparla nel concreto e portarla a compimento. Un progetto fuffa, rivelatosi solo una console fregatura, portata avanti per spillar soldi a quanti le diedero fiducia. Un'autentica vergogna a cui, devo ammetterlo, ho abboccato anch'io. Ma pazienza, era un rischio che comunque avevo messo in conto. Ad ogni modo, che parteggiate per Atari o per Intellivision, siamo al fin giunti non solo alla conclusione di un'era dall'immenso impatto culturale che nel bene o nel male ha contribuito a rendere ancora più indimenticabile la storia del nostro passatempo preferito, ma anche alle ultime battute di questo nostro insolito appuntamento. Nella speranza che questa nuova impostazione, un po' particolare, sia stata di vostro gradimento, a tutti voi cari pazienti va il mio saluto e vi invito a rivederci ad un prossimo video. Lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale per supportarlo e alla prossima, sempre qui con me, fra le pagine di Dr. Game Stories. Alla prossima. Mattel Electronics would like to... Eastern Television. Sorry, I can't hang around here. I'm going home to play my Intellivision. Telefono casa, telefono casa. Per le comunicazioni interspaziali sono $6,000 ogni 3 minuti. E ti scrivere casa.